spuntano altri nomi illustri del calcio brindisino in merito all'inchiesta condotta dalla DDA di Catanzaro titolata Dirty Soccer e inerente un giro di partite truccate tra i campionati di Lega Pro e Serie D. Le indagini avrebbero portato alla scoperta di altre 4 partite, tutte di Lega Pro, il cui risultato sarebbe stato alterato in base agli accordi sottoscritti dai membri dell'associazione delinquere del calcio scommesse. Tra le persone coinvolte ci sarebbe appunto il brindisino Vito Falconieri, calciatore 29enne che avrebbe ricevuto somme in denaro per far perdere la sua squadra, il Sant'Arcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, in almeno 2 gare di Lega Pro 2014-2015, Sant'Arcangelo Ascoli del 25 aprile 2015 persa 1-2, per la quale Ulizio Carluccio, Marcello Solazzo e Raffaele Pietanza avrebbero chiesto al brindisino di perdere la partita dietro pagamento di un lauto compenso, e nella seconda gara Gubbio Sant'Arcangelo del 19 aprile finita 1-1, secondo gli investigatori della Nobile, Carluccio, Solazzo e Pietanza avrebbero offerto una consistente somma di denaro a Falconieri affinché insieme ad altri compagni di squadra, tra i quali Nardi, falsassero le prestazioni per far perdere la loro squadra. Falconieri era comunque uno fra gli attaccanti più quotati della Lega Pro ed era stato ingaggiato dal Sant'Arcangelo nel gennaio del 2015, dopo un inizio stagione giocato a Pavia. In 15 anni di carriera ha collezionato 3 presenze in Serie A con il Catania, realizzando anche una rete nella massima serie. Ha disputato 2 campionati di Serie B con Ascoli e Crotone e vari tornei di C1 e C2. Nella stagione 2006-2007 vestì in Serie D la maglia del Football Brindisi 1912. In queste combine sarebbe coinvolto nuovamente il San Pietrano Raffaele Pietanza, già indagato e considerato uomo di fiducia del suo concittadino Massimo Carluccio, anche lui già indagato, considerato uno dei promotori delle frodi in Lega Pro, nelle vesti di socio occulto della Pro Patria. Altri indagati del nuovo filone d'inchiesta sono Michele Nardo, all'epoca dei fatti calciatore del Sant'Arcangelo, e Tania Giorgevic, persona di fiducia del finanziatore estero della Combin, Uros Milosavljevic. Ad essere ulteriormente aggravati alcuni personaggi già indagati oltre a San Pietrani, Ercole Di Nicola, all'epoca dei fatti direttore sportivo dell'Aquila, Felice Bellini della Vigor Lamezia, Sebastiano Laferla, uomo di fiducia di Bellini, Mauro Lizio, ex direttore generale del Monza e ritenuto ex socio occulto e direttore generale di fatto del Propatria, Massimiliano Solidoro, ex collaboratore tecnico del Savona Calcio, l'agente FIFA Andrea Bagnoli, indicato dall'accusa anche come dirigente del Tutto Cuoio all'epoca dei fatti, anche se la società nelle scorse settimane aveva escluso che svolgesse alcun ruolo dirigenziale né di altra natura. Gli avvisi notificati oggi chiudono la fase di inchiesta condotta con il supporto delle intercettazioni telefoniche in riferimento all'ex dirigenza del Brindisi che portò all'arresto il 19 maggio scorso di Antonio Flora, Giorgio Flora, Vito Morisco e Savino D'Aleno, che non fanno però parte delle nuove indagini, proseguiranno le analisi di PC, smartphone e tablet sequestrati. La dirigenza del città di Brindisi, infatti, secondo gli inquirenti, avrebbe agito esclusivamente nel campionato di Serie D Girone H, truccando i risultati delle gare Brindisi-San Severo, finita 2-1 a favore del Brindisi, del 30 novembre 2014, e Pomigliano-Brindisi, finita 1-4 in favore sempre della squadra biancazzurra, del 14 novembre 2014. Flora e Morisco, durante l'interrogazione di garanzie davanti al GIP, ammisero quanto contestatogli. La giustizia sportiva ha riferito per i 4 responsabilità diretta, oggettiva e presunta la società alla retrocessione. Il prossimo 12 agosto alle 15:30 è stata fissata l'udienza del processo sportivo. La società brindisina rischia l'esclusione dal campionato di Serie D con retrocessione in eccellenza e l'aggiunta di punti di penalizzazione. Meno probabile, ma resta nelle ipotesi, una ulteriore retrocessione in promozione.